Qui presso l'Hotel Federico II si svolge la conferenza stampa. Il tema è: io voto no contro la riforma costituzionale Renzi-Boschi. Quali sono le ragioni del no? Ma sono diverse, intanto è giusto dire ai cittadini che migliaia di lavoratori in Italia hanno chiesto con forza all'UGL, al sindacato di riferimento nostro, l'unico sindacato che in Italia ha lanciato questo mega progetto di trasferire quante più informazioni possibili al popolo per arrivare il 4 dicembre con consapevolezza e con coscienza ad esprimere il sì o il no. La nostra posizione del no è quella che viene fuori raccogliendo le istanze di tanti lavoratori, iscritti e non all'UGL su scala nazionale, preoccupati di un ulteriore restringimento dei diritti e delle tutele sul mondo del lavoro che il governo Renzi ha già avviato da quando si è insediato, dopo essere stato nominato per l'ennesimo presidente del Consiglio nominato, dall'allora Presidente della Repubblica. Una ragione per tutte, rimanendo in tema di lavoro, l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che è il luogo che la Costituzione, che i padri costituenti hanno consegnato al popolo italiano, è il luogo principe dove si discute, ci si confronta, si ragiona sui contratti collettivi, sui problemi che riguardano il mondo del lavoro, sul sistema delle tutele, sui diritti e i doveri dei lavoratori, ma anche delle istituzioni. Il luogo dove le istituzioni e le parti sociali si incontrano, non solo per certificare i contratti collettivi che chiudono, che contengono, è lo strumento principe che contiene i diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma anche e soprattutto per discutere di economia, per discutere di lavoro, per discutere di tutto ciò che interessa al popolo dei lavoratori e perché noi cittadini. Visto che siamo in Sicilia, aggiungo un ulteriore elemento. La confusione di questa proposta referendaria del governo Renzi e del suo ministro porterà le regioni a statuto speciale, la Sicilia è una di queste, ad un voto normativo. Perché nel momento in cui dovesse prevalere il sì, bisognerà che occorreranno molti mesi, ma ritengo io forse qualche anno, prima che la regione a statuto speciale come la Sicilia, il cui statuto è collegato alla Carta Costituzionale italiana, possa recepire le novità introdotte con l'eventuale Senato di nominati. Questo significa che il numero esiguo di senatori che sarebbe attribuito alla Sicilia, prima di potersi sedere al Palazzo Madama, serve che si faccia una modifica costituzionale per consentire che questo accada in Sicilia e non ce lo possiamo permettere. Votiamo no e chiediamo a tutti di votare no. Dunque, la riforma costituzionale attuata dal governo Renzi vuole abolire il bicameralismo perfetto. Questo danneggerebbe la nostra Costituzione. Che impatto potrebbe avere sul nostro ordinamento giuridico? Ma guardi, faccio solo un esempio su questa cosa, cioè le democrazie più avanzate, che sono quelle come la Svizzera e gli Stati Uniti, ne prendo due, sono due democrazie che hanno un bicameralismo. Le uniche nazioni che non hanno un bicameralismo, faccio l'esempio, sono la Cina, sono l'Arabia Saudita, sono la Thailandia, quindi ci rendiamo conto che la soluzione del bicameralismo è una soluzione costituzionale che comunque viene tenuta in mano da tutte le democrazie moderne, tutte le democrazie che comunque danno la possibilità di coinvolgere i cittadini, il popolo, i lavoratori rispetto a un passaggio costituzionale, perché dobbiamo ricordare che la Costituzione, la nostra Costituzione, è stata fatta per i cittadini, tant'è vero che il primo articolo dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo. Beh, questa riforma toglie proprio la sovranità al popolo, perché togliendo tutti i caratteri di rappresentanza, togliendo per 80 centesimi a persona, perché abbiamo fatto questo calcolo, una parte di senatori, noi per 80 centesimi non vogliamo lasciare nessuno spazio di rappresentatività ai cittadini, ma noi come sindacato abbiamo aderito a questo comitato del no perché c'è stata una richiesta che è venuta addirittura dal basso, perché alla conferenza stampa di apertura, che era il 10 di ottobre alla Camera dei Deputati, dove ha presenziato l'onorevole Polverini, che ci sta accompagnando in questi 10.000 km per il no, che invece sono già diventati molti di più, sono stati proprio i lavoratori, l'RSU, a chiederci di prendere le ragioni dei lavoratori per il no, perché nessuno l'aveva fatto in Italia e noi crediamo che chi ha
come dire, a cuore il destino del lavoro, dei lavoratori, non può votare sì a questa riforma, deve votare no. Infatti non capiamo come sui palchi della Leopolda possono salire rappresentanti sindacali della CISL a dire che va bene questa riforma, perché chi ha a cuore il lavoro in Italia non può avere a cuore questa riforma. Quindi noi diciamo fortemente no, saremo a fare queste conferenze stampa fino al 4 di ottobre e di dicembre per dire no, ma saremo in mezzo alle piazze come abbiamo fatto adesso, perché comunque c'è bisogno di informazione e noi daremo informazione con tutti questi messaggi che abbiamo fatto. Vedete, questo qua è sul CNEL, come diceva prima il collega, cioè noi dobbiamo andare avanti perché bisogna informare, perché la Rai 1, Rai 2, Rai 3 diciamo non informano come devono informare. Noi con la stampa locale stiamo informando in maniera faticosa ma girando tutta l'Italia, perché bisogna votare no il 4 di dicembre. Questa riforma costituzionale è stata attuata, si dice, per tagliare i costi della politica. Beh, ormai diciamo che siamo tutti d'accordo che non ci sarà nessun risparmio con questa riforma costituzionale. Abbiamo i dati che ci confermano che è tutta una pura propaganda, e quindi questa riforma costituzionale non va nella direzione che avevamo auspicato, sia come organizzazione sindacale ma sia diciamo come mondo rappresentativo appunto dei lavoratori. E proprio per questo noi fin dall'inizio non abbiamo avuto nessun dubbio a schierarci per il no, perché questa riforma comunque va a indebolire ancora di più quelle che sono le relazioni con le forze sociali. Basta pensare che il governo Renzi ha voluto eliminare quella che era la concertazione, la partecipazione, il confronto sui temi importanti, ha escluso completamente le forze sociali, così come ha abbattuto di molto ad esempio i finanziamenti per i patronati. Una chiara quindi politica rivolta contro i ruoli intermedi della nostra società. E appunto in questa riforma costituzionale si prevede pure, se passa il sì, diciamo la cancellazione del CNEL, che rappresenta ha rappresentato un ruolo fondamentale nella vita sociale del paese, è l'organo di rappresentanza delle categorie e degli imprenditori, quindi diciamo un trade union con quello che è il mondo fatto dei cittadini tutti i giorni e la politica. Eliminare questo significa veramente diminuire ancora di più e limitare ancora di più quelli che sono il discorso della partecipazione e quindi di una possibilità di confrontarsi con il governo. Questo noi non lo vogliamo e per questo motivo oggi convintamente diciamo no, perché siamo convinti che questa riforma può solo danneggiare e deteriorare ancora i rapporti che esistono tra le forze sociali e sane di questo paese e il resto che è rappresentato dal governo Renzi. Dunque, onorevole Polverini, il 4 dicembre gli italiani saranno chiamati ad esprimersi con il sì o con il no in merito alla riforma Renzi-Boschi. Quali sono le ragioni del no? Beh, sicuramente noi non vogliamo una deriva autoritaria, perché questa riforma della nostra Costituzione insieme alla legge elettorale porterà, se dovesse mai passare, non ce l'auguriamo, un uomo solo al comando del Paese. Chi prenderà il 25% diventerà il padrone assoluto, nominerà il Presidente del Consiglio e quindi il Governo, nominerà il Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte Costituzionale. Non ci dimentichiamo che già oggi il Presidente nomina tutti i presidenti e gli amministratori delegati delle società pubbliche, degli enti, e quindi io penso che è già questa una motivazione valida. Oggi però sosteniamo il Comitato dei Lavoratori perché tra le varie modifiche c'è anche la cancellazione del CNEL. I lavoratori non difendono il CNEL, che pure negli ultimi anni non ha dato buona prova di sé. Difendono la Costituzione laddove interviene sostenendo che è obbligatorio consultare rispetto alle scelte di natura economica e sociali gli attori protagonisti, cioè i lavoratori, le imprese e i rappresentanti del terzo settore. Dunque il principio di sovranità popolare tutelato dall'articolo 1 della nostra Costituzione sarebbe messo a rischio da questa riforma costituzionale? Assolutamente sì, del resto le potenti lobby bancarie e finanziarie hanno già detto negli anni precedenti sulle loro autorevoli riviste che il problema dei paesi dell'Europa del Sud, e sicuramente a noi ci inseriscono in questo contesto territoriale, sono appunto le loro costituzioni, perché assegnano il potere al popolo, addirittura al quale è concessa la possibilità di protestare. Tant'è che noi siamo convinti che questa riforma non l'ha scritta Renzi, non l'ha scritta nemmeno il ministro Boschi, questa riforma l'hanno scritta le lobby bancarie e finanziarie americane.
Si dice che questa riforma costituzionale metta a rischio il principio di democrazia. Davvero siamo a un serio rischio di una deriva autoritaria, quella che probabilmente con le sue belle parole il nostro caro Renzi vuole camuffare da riforma a favore dei cittadini. Invece oggi siamo qui ancora una volta, anche con questo comitato che nasce dai lavoratori, dall'UGL e che trova il suo supporto anche nel coordinamento femminile di Forza Italia, che oggi sono qui con grande piacere a rappresentare, per dire un forte e serio e categorico no a questa riforma. Abolire il bicameralismo paritario, un principio fondamentale nella nostra Costituzione, metterebbe a rischio secondo lei il nostro sistema giuridico? Ma secondo me in questo momento storico non è il caso di pensare ad abolire un sistema, diciamo, perfetto fra Camera e Senato. Quindi abbiamo problemi più importanti, così abbiamo degli effetti un po' in cui si è tentato questo governo di mettere il job act. Io parlo per quanto riguarda i lavoratori, il disastro che sta succedendo in Italia, come tutele che sono state abbassate verso i lavoratori e nessun posto di lavoro nuovo mi sembra che sia stato costituito. Quindi riteniamo che in questo momento storico siamo contrari alla modifica della Costituzione. Dunque anche si parla proprio di tutela dei lavoratori che oggi a quanto pare viene meno. Noi crediamo fortemente che dietro questa riforma ci sarebbe davvero un forte danneggiamento anche di tutte le categorie dei lavoratori, e per questo oggi siamo qui con questo comitato per il no a dire ancora una volta che non siamo d'accordo rispetto a questa riforma, perché riteniamo che sia assolutamente in controtendenza con quello che invece dovrebbe essere l'attenzione del governo, che piuttosto che riservare i propri interessi e le proprie attenzioni, come dicevo poc'anzi, ai lavoratori e tutte quelle categorie più fragili che in questo momento vivono in condizioni davvero difficili, come diceva il collega Vitti, attenzionare quindi tutte queste categorie e risolvere quelli che sono i veri problemi della nostra società, piuttosto che concentrarsi paralizzando completamente lo scenario politico e sociale di conseguenza, ed economico naturalmente, su una riforma che a dire il vero sembra essere più una riforma sulla persona, quindi politica, che non sostanziale. Dunque il 4 dicembre si svolgerà il referendum costituzionale, perché la riforma di questo governo Renzi non può essere attuata? Intanto per una serie di cose che non fa in tema di no, sicuramente non elimina il bicameralismo così come viene annunciato, rimangono le due camere con una evidente contraddizione, con una sorta addirittura di conflitti di competenze tra Camera e Senato. Intanto perché assolutamente in barba a quel principio che vorrebbe la sussidiarietà e l'opportunità di maggiori poteri alle autonomie locali, di fatto si assiste ad un concentramento di poteri nelle mani di uno, voluto tra l'altro da un Parlamento che rispetto alla legge elettorale ha visto, come dire, delegittimarsi rispetto a questa azione. Certamente sentirlo poi parlare di spread, di catastrofismi e l'ipotesi in cui dovesse vincere il no ci fa davvero specie. Evidentemente non si rende conto di quello che accade nel mondo, evidentemente, e ritengo che questo accadrà anche nel nostro paese, le spinte del territorio e del popolo riusciranno a superare la logica dei pasticci che si fanno attraverso il coinvolgimento dei poteri forti, delle banche. Basti pensare che, facendo un parallelismo con quello che è accaduto negli Stati Uniti, alla fine quello che ha speso la Clinton insieme alle banche non è riuscito a contraddire la spinta popolare. Qui oggi ho l'onore, diciamo, accanto all'onorevole Polverini, l'UGL devo dire in Sicilia sta facendo un grande lavoro, ritengo che in Sicilia il risultato sarà davvero schiacciante, con molti punti percentuali in più di differenza, e sicuramente se questo sta accadendo è perché il popolo si è svegliato, è perché tutta una serie di soggetti, a partire dall'UGL in Sicilia, a partire dalle forze politiche che hanno deciso da che parte schierarsi, stanno facendo un ottimo lavoro. Li conteremo fra pochi giorni. Beh, io aggiungo semplicemente rispetto a quello che diceva l'onorevole Figuccia che c'è stata la Brexit e
non è successo niente. Ha vinto Trump malgrado Renzi fosse andato a baciare la pantofola alla Clinton e a Obama soltanto qualche giorno prima e non è successo niente. Quindi diciamo agli italiani che l'unica cosa che succederà, se convintamente voteranno no, ed io penso che faranno questa scelta, è che noi manterremo la sovranità di essere un paese indipendente e autonomo e decideranno ancora i cittadini come hanno deciso fino ad adesso. In caso contrario saranno le lobby bancarie e finanziarie americane a decidere del nostro futuro.